Ogni mese l'Istat produce informazioni statistiche per la misura dell'inflazione. Si tratta di indici di prezzo che presuppongono la costruzione di un complesso sistema di rilevazione sul campo. Questo sistema di rilevazione sul campo deve fare riferimento a un paniere di prodotti, un campione di prodotti rappresentativi di quelli consumati annualmente dalle famiglie. Ogni anno l'Istat rivede il paniere dei prodotti considerati per il calcolo dell'inflazione allo scopo di mantenerne invariata nel tempo la capacità di misurare l'effettivo comportamento di consumo da parte delle famiglie. Nel 2013 il paniere è composto da 1.429 prodotti, rispetto all'anno precedente c'è stato un aumento di 46 prodotti, si tratta quindi di un campione molto ampio di beni e servizi che sono rappresentativi di quelli consumati prevalentemente dalle famiglie. La dimensione del paniere non può travalicare una certa numerosità, perché altrimenti la rilevazione sul campo diventerebbe ingestibile. Il fatto di dover rilevare troppi prodotti implicherebbe un costo eccessivo della rilevazione e anche una ridondanza dell'indagine rispetto agli scopi di misurazione che sono assegnati. Ogni anno quindi l'Istat aggiorna il paniere per tener conto di prodotti emergenti nel mercato del consumo e anche per eliminare dal paniere i prodotti che invece hanno subito una diminuzione di consumo. Questo avvicendamento serve proprio a mantenere una dimensione del campione contenuta intorno ai 1.400-1.500 prodotti e allo stesso tempo mantenerne elevata la capacità di rappresentazione dei prezzi. Nel 2013 i prodotti entrati sono il gas metano per autotrazione, si tratta di un carburante il cui ingresso nel paniere deriva dall'aumento di importanza del consumo di questo prodotto da parte degli automobilisti. Un altro gruppo di prodotti entrati nel paniere fa riferimento al settore dell'high tech. Tutti noi vediamo l'elevato livello di avvicendamento di prodotti nel campo della telefonia, nel campo dei computer. Pertanto l'istituto ha deciso di selezionare altri due prodotti nel campo dell'informatica e della telefonia, si tratta dei phablet, un ibrido tra smartphone e tablet, e poi tablet trasformabili. Come si vede, si tratta di prodotti di nicchia, ma che ormai fanno parte del panorama dei consumi delle famiglie. Nel campo alimentare abbiamo introdotto il reintegratore energetico, si tratta di un prodotto che va a coprire maggiormente un settore, anche in questo caso in ascesa dal punto di vista dei consumi. E nel settore dell'abbigliamento c'è stata una rilevante operazione di integrazione di prodotti, soprattutto nel campo dell'abbigliamento da bambino. A fronte di queste entrate, sono stati selezionati alcuni prodotti da eliminare dal paniere. Tra questi, ci sono i fichi freschi, il cui consumo è tendenzialmente declinante nel corso del tempo. Nel settore dell'high tech ci sono i netbook, perché sono stati spiazzati, diciamo, da altri prodotti emergenti che sono stati invece inseriti nel paniere. È stata eliminata la mediazione civile perché una legge ne ha determinato l'abolizione, diciamo, dal punto di vista dell'obbligatorietà. Oltre a questo tipo di avvicendamenti, c'è stato un cambiamento di descrizione di 129 prodotti in modo tale che i rilevatori, 400 rilevatori che mensilmente effettuano una rilevazione, abbiano degli strumenti migliori di gestione dell'indagine. L'indagine viene svolta in 82 comuni capoluoghi di provincia, riguarda oltre 41.000 punti vendita e ogni mese vengono rilevate 584.000 quotazioni di prezzo. Si tratta quindi di una rilevazione molto ampia, molto importante, molto complessa, che beneficia di strumenti tecnologicamente avanzati per la sua condizione. Ogni rilevatore ha un tablet, nel momento in cui il prezzo viene rilevato viene inviato direttamente all'Istat e quindi si tratta di un impianto molto efficiente in grado di cogliere tempestivamente la dinamica dei prezzi al consumo. Un ultimo punto riguarda il cambiamento della struttura di ponderazione degli indici.
Dovendo l'indice dei prezzi al consumo misurare correttamente l'andamento medio dei prezzi, è necessario definire il peso relativo di ogni prodotto nella sua costruzione. Il peso relativo è determinato dall'importanza dello specifico prodotto nella spesa delle famiglie. Ogni anno le famiglie cambiano comportamenti di consumo e quindi l'Istat adegua la struttura di ponderazione al cambiamento di questi comportamenti. Nel 2013 aumentano di peso i prodotti relativi all'abitazione e alle comunicazioni tra gli altri e diminuiscono di peso i prodotti relativi ai servizi sanitari e all'abbigliamento.